Ben ritrovati a Imperia TV, 30 anni di storia, 30 anni di storia della nostra emittente, ma anche della Liguria, una storia fatta di tante notizie, di tanti telegiornali e notizie di cronaca, ma anche di tanti eventi che hanno caratterizzato questo territorio. Allora, un salto nell'anno 2000 per fare un salto ancora più indietro nel tempo, e sì, perché proprio nel 2000 Imperia il Comitato San Giovanni aveva organizzato un corteo storico che ci aveva veramente fatti rimbalzare indietro nei secoli. Vediamo. In un pomeriggio, grazie al Comitato San Giovanni, le vie del centro storico Negliese hanno fatto un salto indietro nel tempo. Per l'esattezza al 1827, nel giorno in cui Sua Altezza Serenissima la Regina Maria Cristina di Borbone, moglie del re Carlo Felice di Savoia, figlia del re Ferdinando IV di Napoli e della Regina Maria Carolina d'Austria, giunse ad Oneglia. Nell'occasione il popolo locale, memore dell'attaccamento alla famiglia reale, la festeggiò con grande profusione di affetto. Le famiglie nobili onegliesi riunite in piazza San Giovanni, dopo l'arrivo del sindaco, l'avvocato Giacomo Fontana, sono tutte in attesa dell'entrata in scena della regina. Thank you.
Il sindaco di Oneglia saluta la regina e le porge il braccio per accompagnarla per le vie cittadine. Prende così il via il corteo. Sua Maestà fu ospitata nel palazzo del conte Giuseppe Belgrano in via De Genèis e il sindaco di allora, l'avvocato Giacomo Fontana, assieme ai consiglieri Giuseppe Beraldi, Giuseppe Bonavera, Teobaldo Corte, Francesco Gersi, Giuseppe Giaccone, Ludovico Niggi e Antonio Riccardi resero indimenticabile il breve soggiorno della sovrana nella nostra città. La regina e il sindaco sono accompagnati dal paggetto, dalla dama di compagnia, insostituibile consigliera, e dal paggio che si occupa dei cuccioli della regina. Ecco in corteo il dottore in legge Carlo Riccardi con la sua signora, illustre e benefica famiglia onegliese. Riccardi nel 1848 diventerà deputato al Parlamento Sabaudo. Il padre superiore dei Domenicani di Ponte d'Assio con il superiore degli Scolopi precedono Sua Eccellenza Monsignor Cordiviola. L'intero corteo sta giungendo in Piazza Dante, sede storica delle riunioni del popolo. Qui il sindaco e la regina, dopo aver passato in rassegna tutte le famiglie nobili schierate, si apprestano a giungere presso il palco del trono. Thank you.
moglie del consigliere Bianchi, ricco commerciante che nel 1836 ospiterà il re Carlo Alberto, e l'amica signora Niggi, moglie di un amministratore onegliese, hanno contribuito a rendere indimenticabile il soggiorno della regina nella nostra città. Qui, proprio come successe allora, il sindaco offre in segno di sudditanza alla Casa Savoia le chiavi della città alla sovrana, che, gradito il dono, incarica il suo attendente di riceverle e custodirle. La regina e il sindaco ora stanno per entrare nel vecchio municipio per salutare la gente di Oneglia che ha così ben allietata la sovrana durante la sua visita. Salutiamo dunque con allegria la nostra regina per la giornata indimenticabile che ha fatto vivere la nostra città, nella speranza di rimanere nella sua memoria e nel suo cuore per l'affetto con cui è stata circondata. Dopo il saluto dal balcone, i popolani riprendono la strada in corteo e subito dopo le famiglie nobili saliranno sulle carrozze. Ed ecco la giovane coppia del marchese Gustavo Cavour, fratello del conte Camillo Benso, futuro statista, con la moglie marchesa Adelaide Lascaris, ultima discendente della nobile famiglia di origine bizantina e proprietaria di molti beni anche in Oneglia e nel vicino comune di Costa. I notabili imperiesi hanno demandato ai propri figli il compito di onorare la regina, ritenendola un'occasione unica ed importante.
Vi sono poi le guardie personali della regina, fra cui il generale De Genès, presente ad Oneglia per la costruzione del nuovo porto. La coppia che segue rappresenta la nobile coppia onegliese di Giuseppe Maria Pira, amministratore della città e studioso del suo passato. Sta infatti preparando in questo periodo due volumi sulla storia della città e del Principato di Oneglia. Le damigelle d'onore che si interessano personalmente del necessaire della sovrana durante i suoi viaggi. Ecco ora la famiglia del conte Giuseppe Domenico Belgrano, già sottoprefetto di Oneglia e attualmente intendente della provincia di Saluzzo, cugino di Manuel Belgrano. Dottore in legge Carlo Riccardi con la sua signora, illustre e benefica famiglia onegliese. Il sindaco, la regina e la sua dama di compagnia. Per le vie cittadine hanno così sfilato 9 landò a 2 o 4 cavalli ed una carrozza reale con un tiro da 6. Il corteo con le carrozze ora si sposta presso la spianata Borgo Peri, dove verrà accolto ancora da una grande folla. Giunti sulla spianata, la regina viene consegnata una zucca, simbolo tradizionale di San Giovanni e di Oneglia. Sulle immagini del corteo che percorre la strada mare della spianata Borgo Peri, non ci rimane che trarre le conclusioni sulla rappresentazione storica che avete appena visto.
Di sicuro un pomeriggio per Imperia diverso dal solito, e questo grazie all'impegno del Comitato San Giovanni, che ha saputo organizzare una vera e propria chicca all'interno dei festeggiamenti per il Santo Negliese, raccogliendo per le vie cittadine molti curiosi che hanno risposto per tutto il percorso con applausi a scena aperta. La speranza è che spettacoli di questo tipo si possano ripetere negli anni, anche se sappiamo che lo sforzo economico e personale per la loro organizzazione è veramente notevole.